Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Fiammetta. Grazie ciao, del tuo Frank. Contributo. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera. Guardate che siete già in diretta. Ciao Pasqualina. Ciao, ciao. Siete in diretta. Ah. Va bene. Allora, Franco, io direi che tu puoi introdurre la cosa e dare subito la parola ai relatori in modo che partano. Sì, ma io tanto ti ringrazio Roberto, come al solito penso che debba tu fare la regia e la presidenza dell'incontro, ma due parole, nel senso che questo è un ulteriore seminario, incontro seminariale che l'Osservatorio sull'Unione Europea fa dedicata alla questione tra virgolette geopolitica, cioè come l'Unione Europea sta svolgendo le sue politiche nei vari teatri di crisi, tenendo conto che le crisi militari in questa fase, non è certo una caratteristica solo di questa fase, però è molto connotata dai problemi economici produttivi, nel senso che l'Unione Europea si trova immessa, innervata nelle catene di valore. Queste catene di valore però sono distribuite in ambiti geografici con elementi di crisi molto accentuata e in più, fatto secondo me abbastanza unico, però questo lo lascio ai relatori, in questa fase storica le competizioni fra i vari capitalismi statunitense, cinese, europeo e giapponese vede una connessione al contempo tramite le catene produttive che legano non solo l'Unione Europea ma gli stessi Stati Uniti d'America appunto al continente asiatico e in particolare alla Cina. Quindi ci è parso particolarmente utile affrontare sia gli aspetti squisitamente militari, sia gli aspetti geopolitici, sia gli aspetti appunto di costruzione dell'esercito europeo in questo nostro seminario, che vedo peraltro diciamo abbastanza partecipato, perché ci sono 16 persone della nostra non grandissima rete e collegate poi attraverso Facebook. Ci sono alcune new entries come Fiammetta Salmoni, che io saluto a nome di tutti voi, che è un buon acquisto, che ha anche scritto per l'EFET sulle questioni attinenti appunto alla crisi del rule of law nell'Unione Europea. Quindi io darei, mi pare di aver capito, la parola direttamente a Giovanni Russo Spena e poi lascerei invece a Roberto Morea il compito di gestire e presiedere lo svolgimento di questo lavoro. E saluto anche Gregorio Piccini ringraziando della sua partecipazione, perché è la prima volta che partecipa al nostro incontro e partecipa già con un ruolo rilevante che è appunto di relatore. Ringrazio i tre relatori e do la parola a Giovanni Russo Spena e poi ripeto Roberto Morea guiderà il nostro incontro. Sì, buonasera a tutte e tutti. Mi pare che quando abbiamo organizzato questi incontri... Giovanni, perdonami, puoi aprire anche il video, perché altrimenti non vediamo. Ci sentiamo benissimo. Ecco. Vedete ora? Non è che perdevate moltissimo, ma insomma. Dicevo, buonasera a tutte e tutti. Avevamo compreso che il tema, io tratterò questo specificamente, poi Mauro Casadio tratterà il tema a livello geopolitico complessivo, soprattutto mi interesserò della cosiddetta difesa europea e delle contraddizioni che all'interno quindi dell'Unione Europea sempre più stanno emergendo, sono sempre emerse storicamente negli ultimi anni, ma ora sono in maniera più aspre, diciamo, come conflitto e come contraddizioni. Il tema mi pare che l'avevamo compreso bene quando l'abbiamo organizzata questa riunione, quindi il tema è diventato sempre più di attualità intanto
negli ultimi 40 giorni. Siamo partiti dal discorso del presidente Mattarella, poi anche fino ad giungere a Draghi al G20 qualche giorno fa, che è stato particolarmente esplicito, cioè assertore della nuova difesa europea, ma dentro la NATO. Questo è uno degli schemi. È bene che si sappia subito che questo vuol dire, poi lo tratteremo in seguito nella discussione, vuol dire raddoppio delle nostre spese militari. È bene che i nostri cittadini lo sappiano, e perché la spesa militare italiana dovrà salire fino a 36 miliardi annui. Ursula von der Leyen ha criticato, ha fatto finta di criticare, perché sei in una fase di stallo e di contrattazione, ha fatto finta di criticare per ora i paesi europei che spingono per rafforzare l'autonoma difesa europea, perché la nascita di strutture concorrenti, le ha chiamate esplicitamente, indebolirebbe la NATO. Noi dobbiamo considerare sempre che Francia e Germania, in ambiti territoriali decisivi del mondo, come ricordava anche Franco, sono su fronti opposti anche per la fornitura di nuovi sistemi d'arma, oltre che per la costruzione delle catene del valore. Quindi delle due l'una. Il dibattito molto aspro in questo momento è questo: o difesa europea o NATO, o appunto entrambi, una formula transitoria che salvi entrambi le due concezioni. Il riarmo del vecchio continente si muove quindi in questa gabbia. Ovviamente è inutile dirlo, le proposte non è il tema della discussione di oggi, probabilmente di una seconda discussione, se siamo d'accordo, che potremmo fare. Ovviamente le proposte alternative di disarmo sono completamente rimosse. Per quanto riguarda ad esempio la sola Italia, noi abbiamo il problema immediato, urgente, di come contrastare i cruise che torna ad armarsi, i droni per i raid, le fabbriche d'arme sofisticate, le decine di bombe atomiche a Ghedi. Ma in Italia non mi pare che si apra nessun dibattito, perché l'Unione Europea e la NATO sono un po', come dire, innominabili, è come toccare in qualche modo la Madonna in questo momento. A Roma, durante il G20, Biden ha ammesso che gli Stati Uniti sono stati maldestri, ha usato proprio questi termini, maldestri verso la Francia, e non hanno agito con molta eleganza. Ha detto che la Francia è un alleato leale e preciso, cioè voleva recuperare i rapporti dopo lo sgarbo che c'era stato ricordate qualche mese fa. Certo, sarebbe e sarà il loro un cammino lungo ed esigente, come ha detto Attal, portavoce del governo francese, per far capire qual è la fonte e qual è anche la portata del contrasto. La Francia chiede misure strategiche, cioè che la sovranità europea, cioè l'autonomia strategica, come la chiamano, conviva con la NATO. La Francia preme per una partnership strategica con la NATO, anche se molti in Europa frenano e continuano a dare fiducia all'Alleanza Atlantica. Per Macron questa è una partita importante. A due mesi, non dimentichiamo, dalla presidenza francese semestrale del Consiglio europeo dal 1 gennaio, e a sei mesi dalle presidenziali francesi, per dare coesistenza ad una campagna europeista che oggi non ha molta consistenza nemmeno in Francia, contro gli sfidanti cosiddetti sovranisti, che in Francia sono a destra, sono sull'estrema destra, ma sono anche a sinistra. Basta pensare all'ultima riunione di qualche settimana fa di France Nationaliste, di Mélenchon e così via. La Francia, che ha l'arma nucleare, sottolinea con insistenza il disimpegno statunitense in Europa, la concentrazione di Washington sull'Asia Pacifico, per dimostrare appunto la necessità di una autonomia europea, secondo la Francia oggi inesistente. Cito, l'11 e 12 novembre
Kamala Harris, non a caso, vicepresidente di Biden, sarà a Parigi a discutere l'importanza della relazione transatlantica per la pace e la sicurezza nel mondo. Questo è il titolo dell'incontro. Tentiamo di capire il contesto. Ha detto solennemente in settembre, che è meglio appunto far parlare loro in maniera esplicita, ha detto solennemente in settembre Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, alcuni eventi catalizzano la storia e la debacle in Afghanistan è uno di questi. Quindi si è riaperto il dibattito che era sopito in quel momento sulla difesa comune. Gli Stati Uniti, continua Borrell, si stanno disinteressando dei conflitti globali, gli europei devono svegliarsi e assumersi le proprie responsabilità. Sono parole fra virgolette. Ora, l'obiettivo dei fautori della difesa, della cosiddetta difesa comune, è quindi approfittare, per dir così, dello scacco militare e geopolitico degli Stati Uniti per rilanciare uno strumento di proiezione internazionale degli interessi economici e geopolitici dell'Unione Europea, liberandosi almeno in parte dalla sindrome della dipendenza militare degli USA, frutto poi della Seconda Guerra Mondiale. È inutile che stiamo qui a rivangarlo. L'ostacolo costituito dalla Gran Bretagna, infatti, tra l'altro ora non vi è più. E anche il ministro della difesa Guerini, che sappiamo ha posizioni molto nette su questo punto, può dire l'Unione Europea deve compiere un salto di qualità nella gestione delle crisi, perché c'è un vuoto, se non lo riempiamo noi lo faranno altri. I vuoti quindi vanno riempiti. Molto, una dichiarazione molto secca sul piano quindi politico-strategico. Il commissario europeo per il mercato interno, il francese Breton, è esplicito quando afferma che una forza militare continentale non può più aspettare. Il soft power non basta più. Ricordate, il soft power non basta più, sono le parole finali della sua relazione. E parla diffusamente di una forza militare di protezione. Operativa, flessibile ed attivabile rapidamente. L'Europa potenza deve dotarsi di mezzi propri e di certe caratteristiche del hard power. Quindi diritti umani e democrazia non sembrano certamente in cima ai suoi pensieri. Lo è il passaggio appunto invece dal soft power a hard power. Già nel 2018 Macron affermava: dobbiamo costruire un'Europa che si possa difendere da sola e non dipendere unicamente dagli Stati Uniti. Non è a caso vi è stato poi un braccio di ferro sul budget di spese militari dei paesi europei per finanziare le attività del Patto Atlantico. Anche il complesso militare industriale europeo, e questo mi sembra il punto fondamentale per la nostra discussione, preme per un rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione Europea. I finanziamenti pubblici si badi, erogati negli ultimi anni, sono finiti in larga parte a colossi industriali, ecco, mi basta ricordare il francese Thales e l'italiano Leonardo, incaricate di rafforzare l'autonomia continentale in tema di armamenti e tecnologia di sicurezza. È una preoccupazione per il governo USA questo, e soprattutto per il complesso militare industriale USA, che continuano a vendere armi e sistemi di difesa a numerosi paesi europei, ma che ora temono di perdere consistenti fette di mercato. Questa è una guerra sulla competitività che sta diventando aspra. Sapete che anche per gli Stati Uniti competitività significa che solo uno vince e gli altri perdono. I delegati delle diverse imprese presenti nell'European Defense Agency premono per un aumento dei finanziamenti nel settore, e già le ministre della difesa di Francia, Germania e la sottosegretaria alla difesa spagnola
hanno firmato il terzo accordo per un programma di realizzazione di un aereo da combattimento tutto europeo, e lievitano quindi fortemente le spese per armamenti nei bilanci di stanziamenti europei, dagli 8 miliardi per il bilancio 2021-2027 siamo ora agli 8 miliardi, siamo partiti dai 590 milioni precedenti. Tra l'altro la Francia ovviamente al G20 ha insistito in maniera particolare sul nucleare, e sappiamo bene che la distinzione tra civile e militare è una foglia di fico, e ha lodato appunto con insistenza il ministro Cingolani. Non a caso, proprio stamattina il ministro Cingolani, come sapete, ha rilanciato la necessità del nucleare nell'ambito della cosiddetta transizione ecologica. E la Francia guida un gruppo di paesi che punta sul nucleare, prevedendo per l'utilizzo dei soldi della Next Generation Unione Europea. Non a caso nel febbraio scorso l'Unione Europea ha adottato un piano d'azione, quindi già esistente, per la collaborazione fra il civile e il militare. Ora, questa complessa e diversificata attenzione è puntata sul cosiddetto EU Strategic Compass, cioè un documento di indirizzo che deve essere adottato entro la primavera del 2022. Ma già da ora Borrell propone l'istituzione, per iniziare, di un corpo militare integrato formato da 5.000 militari provenienti da diversi paesi, in grado di porre in essere una veloce mobilitazione. Il semestre di presidenza francese potrebbe dare un'accelerazione a questo progetto. Macron ha già decretato infatti quella che ha chiamato la morte cerebrale della NATO, e il rapporto con la NATO è il nodo fondamentale. La Francia spinge per l'esercito autonomo, la Germania e l'Italia per lo sviluppo di un secondo corno europeo all'interno dell'Alleanza Atlantica. Ovviamente è una discussione che riguarda sia il complesso militare industriale, sia le catene del valore, sia ovviamente la politica. Certo, è un ostacolo il fatto che la Francia è l'unico paese dotato di armamento nucleare, di un complesso militare industriale consistente. Le contraddizioni sono forti. Comunque la Germania aspira ad una presenza maggiore, finalmente, dice la Merkel, sul piano militare. Italia e Francia non hanno l'accordo sulla spartizione delle risorse libiche. L'Europa orientale, le Repubbliche Baltiche, i Balcani sono delle colonie statunitensi. Ora, quindi, cosa può accadere in prospettiva? Vi è sul piano decisionale lo scoglio del principio di unanimità. Ma i fans, questo è un punto su cui si sta in qualche modo appuntando, ma i fans dell'esercito europeo vorrebbero introdurre il principio di maggioranza. In questa lobby poi è particolarmente attivo Minniti, che certo ricorderete, attuale presidente della Fondazione Med, appunto legata a Leonardo. E a proposito di Minniti, ecco, guardando per un attimo alle migrazioni e ai migranti che anche c'entrano in questa storia e non marginalmente, e guardando alle azioni intraprese per combatterle, dire che l'Europa, insomma, l'Unione Europea non ha un suo esercito indipendente è purtroppo una mezza verità, perché esiste un esercito in qualche modo indipendente in costruzione in gran parte, Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, per contrastare il fenomeno migratorio in maniera feroce, a volte lo ha fatto, sta anche sotto inchiesta infatti in molti paesi, e sta armando ora una nuova milizia denominata Standing Corps. Tra i suoi compiti vi è, cito fra virgolette lo statuto, il rimpatrio di persone che non hanno il diritto di stare nell'Unione Europea, contrasto al crimine transfrontaliero, incluso traffico di esseri umani, frode e terrorismo. L'obiettivo è di strutturare un corpo di 10.000 unità entro il 2027. Insomma, inizia
una nuova fase, come vedete, di militarizzazione della sorveglianza dei confini e controllo dell'Unione Europea, una fase più organica, cioè che di fatto porta avanti questa situazione. Si parla allora di nuovo in sede istituzionale come gradini intermedi di cooperazione rafforzate. La Germania propone l'adozione dell'articolo 44 del Trattato dell'Unione, che permette una partecipazione volontaria dei singoli stati alle operazioni militari, che però non è mai stato utilizzato l'articolo 44. Nell'attuale contesto si è aggiunta poi la strategia anticinese dell'anglosfera, che ricordavo prima, e quindi la situazione in questo momento vede l'esprimersi di più contraddizioni, anche dal punto di vista strutturale, oltre che politico. Ora io mi fermo qui, ovviamente, per i tempi concessi a ogni relazione. Dopo il racconto un po' dello stato dell'arte, pongo solo tre interrogativi a questo punto. Qui si aprirebbe un'altra discussione. Pongo tre interrogativi a me stesso e a voi. Primo, molto brevemente, pensate che l'Italia di Draghi avrà un ruolo crescente in questa vicenda? Beh, io credo di sì, perché PD e Movimento 5 Stelle mi sembrano fans accaniti, ovviamente lo sono le destre, e il complesso militare industriale italico è vergognosamente impegnato in Israele, come in Egitto, eccetera, eccetera, anche per quanto riguarda, pensate all'Egitto, per quanto riguarda anche il traffico d'armi, la consegna di armi anche a regimi dittatoriali, eccetera. E primo banco di prova, insomma, di questo neoimperialismo draghiano, lo chiamo così, anche per il voto lasciato dalla Merkel, quindi dà a Draghi un ruolo particolarmente importante. Beh, il primo banco di prova è il ruolo di guida della missione NATO in Iraq del 2022. È una forte missione di guerra questa, eh? È una missione di guerra forte, vera e propria, come le altre, ma più delle altre. L'ISIS, infatti, lì agisce ancora. Pensate all'ultimo raid di qualche settimana fa a Kirkuk, e si inaspisce il conflitto etnico tra le forze politiche sciite, sunnite e curde in campo, alimentato poi dall'Occidente. Purtroppo i movimenti di Piazza Tahrir che chiedevano giustizia sociale, lavoro e fine della corruzione non sembrano oggi incidere, mentre la Turchia ogni giorno, attaccando i militanti del PKK, i militanti curdi, continua a conquistare territori nella regione. Quindi altro che transizione ecologica. A me pare che l'unica transizione in atto, anche sul piano dell'uso delle risorse, è quello verso gli armamenti nucleari, verso la guerra, verso le uccisioni. Seconda domanda, altrettanto breve. In secondo luogo, non pensiamo che l'esercito europeo sia la leva per stringere i bulloni di un'Unione Europea sempre più unita, salda, autoritaria, quindi dell'assolutismo europeo? Questo forse è un dibattito, o comunque è un segmento di un dibattito su cui l'Osservatorio dell'Unione Europea è particolarmente attento. Io credo che la difesa europea sia una foglia di fico per stringere i bulloni di questa Unione Europea di questo tipo. Terzo, infine, non pensate che noi che ci opponiamo all'esercito europeo e proponiamo l'alternativa della pace, del disarmo, dovremo in qualche modo ricominciare a interessarci, a parlare perlomeno, a mobilitarci quando si può su questo gigantesco tema che abbiamo da tempo rimosso? Ecco, io credo che il nostro osservatorio allora è un luogo forse modesto, ma importante, strutturato, di controinformazione e di azione, che può iniziare di nuovo a interessarsi di questo grande tema. Grazie. Grazie Giovanni. Prima di tutto non ci siamo dati i tempi, però avevamo concordato con i relatori di stare entro 15-20 minuti, quindi do adesso la parola al secondo intervento. Non so se non abbiamo ancora deciso chi voglia fare questo intervento. Non so se Gregorio. No, Mauro. Mauro, l'abbiamo previsto, sì. Perfetto. Mauro, allora la parola a te.
Aspetta, scusami, c'è Patrizia che è entrata in sala d'attesa. La faccio entrare, però dovrebbe spegnere il microfono perché altrimenti si sovrappone chi sta parlando e crea del. Cioè, si capisce male quello che sta dicendo chi parla. Invito a tutti a chiudere il microfono. Grazie, Mauro. A te la parola. Io penso che quello che ha detto Giovanni è una premessa per la parte che ho cercato di sviluppare anche con un testo scritto molto sintetico e che ho inviato all'Osservatorio. Perché è una premessa? Perché descrive molto bene i meccanismi interni che si stanno determinando da tempo, non da oggi, dentro l'Unione Europea. Dunque l'Unione Europea oggi si trova in un contesto di rimescolamento complessivo della dimensione mondiale delle relazioni. È un rimescolamento che è dovuto soprattutto a una saturazione del mercato, cioè delle possibilità di valorizzazione del capitale a livello mondiale. Dunque questa saturazione porta a una competizione sempre più accesa, una competizione che allo stato attuale non ha sbocchi, l'unico sbocco possibile è quello dell'aumento della conflittualità a livello internazionale. Questo ci rinvia direttamente alla questione militare. Questione militare che ha due versanti, due punti di lettura. Uno è quello strettamente geopolitico, dunque l'uso delle truppe, delle armi per contrastare, intervenire, determinare prospettive di determinati conflitti, e l'altro è quello classico del keynesismo militare, inteso come possibilità di valorizzare il capitale tramite appunto l'intervento, diciamo, tramite assetti industriali legati al settore militare che Giovanni ha descritto molto, molto bene. Per cui da questo punto di vista io credo che la questione militare, dunque anche la questione dell'esercito europeo, sta esattamente dentro questo binario. Da una parte i rapporti di forza politico-militare e dall'altra un volano per la produzione dei profitti e della valorizzazione del capitale, cose che è inutile, sulle quali ci soffermiamo perché sappiamo bene di cosa stiamo parlando. È chiaro che questo tipo di dinamica che si è messa in moto mette sotto pressione soprattutto la NATO, che è il soggetto militare, politico-militare, che è stato predominante in questi decenni a guida americana, e rimette in discussione proprio gli equilibri interni della NATO. Sicuramente la vicenda turca di qualche anno fa è stato un primo sintomo, diciamo, di questa crisi o di questa ridefinizione delle relazioni interne, per cui su questo, diciamo, da questo punto di vista è chiaro che per capire come si ricolloca la NATO, se ha una prospettiva, se non l'ha, se ha una modifica delle relazioni interne, credo che sia utile avere un quadro d'insieme. Per cui, diciamo, lo sforzo che ho fatto io, il tentativo che ho fatto è stato quello proprio di ridisegnare questo quadro d'insieme che, ripeto, sta dentro una situazione di saturazione mondiale dei processi produttivi, dei processi di valorizzazione. In questo contesto penso che l'Europa ha una funzione particolare. Perché ha una funzione particolare? Perché noi veniamo da un cambiamento di funzioni, di ridefinizione dei rapporti di forza. C'è la crisi dell'URSS, l'affermazione degli Stati Uniti e poi la crisi degli Stati Uniti, la crisi monetaria e finanziaria dei primi anni, dei primi 10 anni del secolo. Però dentro questo contesto estremamente fluido, l'unico progetto che ha mantenuto l'asse fermo sulle prospettive è il progetto dell'Unione Europea. Già dalla vicenda di Maastricht, ma poi passando per la questione dell'euro, ci sono stati moltissimi che hanno previsto la crisi di questo progetto. In realtà l'Unione Europea è stato il soggetto che a vari livelli, in vario modo, con varie modulazioni, ha utilizzato le crisi per un rafforzamento
del progetto stesso. Questa tra l'altro è una teoria che Prodi ha sostenuto fin dall'inizio, e dunque è chiaro che noi abbiamo davanti un progetto che è, penso, molto, molto solido, per cui da questo punto di vista a chi agisce in quest'area, a questo punto non solo economico, sociale, ma anche istituzionale, si pone il problema di come lottare dentro contro il proprio imperialismo, perché è chiaro che se il problema è la competizione, questo non lo diciamo noi, ormai ha detto la von der Leyen, entriamo in un'era di ipercompetizione, e noi abbiamo un problema politico molto chiaro: come ci collochiamo dentro questa ipercompetizione combattendo il nostro imperialismo, perché è quello con cui oggi dobbiamo fare i conti. Non è la prima volta che accade nella storia, mi sembra già successo nella prima guerra mondiale, la seconda è stata un po' diversa la cosa, ma la prima guerra mondiale, diciamo, le forze di classe, le forze socialiste hanno dovuto a un certo punto decidere se stare con il proprio imperialismo o contro. La storia la conosciamo tutti, non vado a riprendere questo elemento. Dunque noi siamo in una condizione in cui il dato militare in Europa non è solo il dato militare, è un dato strutturale collegato a una come dire, l'affermazione di una forza imperialista a livello mondiale. Questa cosa non avviene per solo per scelta dell'Unione Europea, avviene pure per condizioni. È una delle condizioni per cui questa necessità per l'Europa si riafferma, è la crisi dell'imperialismo americano. Abbiamo sempre chiamato imperialismo americano e credo che pure questa volta, cioè la crisi dell'imperialismo americano è una condizione necessaria, cioè che rende necessaria all'imperialismo europeo di affermarsi e di fare i passi in avanti. Per cui da questo punto di vista va analizzata la crisi degli Stati Uniti. È una crisi che va avanti da diverso tempo, sicuramente si è manifestata con la crisi finanziaria del 2007 e 2008. Entra in crisi non solo un dato economico, finanziario, ma per una capacità di egemonia, perché gli Stati Uniti hanno determinato, fin dal crollo della Sovietica, una capacità di egemonia, di rappresentazione. Le guerre umanitarie, un ossimoro palese, eppure è stato accettato in vari modi, diciamo, da molti soggetti, non dico da tutti, però sicuramente la guerra umanitaria è stato l'elemento che in qualche modo ha manifestato palesemente una contraddizione egemonica a livello internazionale. Questa crisi, diciamo, è una crisi strutturale. Io penso che Trump sia un sintomo di questa crisi, cioè i bianchi WASP che entrano in crisi nella... Tant'è oggi c'è la notizia che in Virginia ha ripreso quota, cioè se ha vinto il rappresentante di Trump, ma io penso che Trump tornerà in auge nei prossimi anni. Credo che si stia attrezzando per questa nuova fase di conflitto internazionale, e questa è una crisi strategica degli Stati Uniti. È una crisi che parte, diciamo, dagli anni 90, in cui appunto si pensava di poter affermare il proprio, confermare il proprio ruolo internazionale controllando il centro dell'Asia. Era la crisi dell'ipotesi di Brzezinski, che appunto era quella dell'Afghanistan, era il primo tassello, e poi c'era l'Iraq, la Siria. Hanno fallito su tutto il fronte. Io non so se saranno in grado di tornare del cuore dell'Asia, ma è chiaro che adesso quel continente, quella parte, diciamo, importante della geopolitica internazionale, da quella parte gli Stati Uniti sono esclusi, c'è la Cina, c'è la Russia, c'è l'Iran, che doveva essere un altro tassello della strategia americana. Gli Stati Uniti hanno fallito, tant'è io penso che l'accordo che AUKUS che hanno fatto è un passo indietro, è prendere atto di non avere più nessuna funzione in un punto notare. Io non sto a dire i motivi, perché la Cina sul piano economico, la Russia
sul piano militare. L'Iran è come comunque un pezzo del mondo islamico che sta dentro sé. Oggi poi si aggiunge pure l'Afghanistan, il convegno che è stato fatto, l'incontro che è stato fatto a Mosca, in cui c'era pure l'Afghanistan. È chiaro che questo è un elemento, diciamo, forte, diciamo, di crisi degli Stati Uniti. Quello che stanno facendo come dice, è mettere una pezza, detta in modo molto brutale, tentare di utilizzare la geopolitica delle cannoniere, tant'è quello che stanno operando è una sorta di accerchiamento della Cina, utilizzando l'Australia, i sommergibili, che non è un caso che c'è stata la crisi di sommergibili. Poi possono pure Biden può dire che sono stati grossolani, ma non sono stati grossolani, hanno fatto quello che dovevano fare. Poi, che è chiaro che lì qualcuno doveva pagare il filo, l'ha pagato la Francia, ma non so se magari li coinvolgeranno in qualche percentuale dei profitti diciamo sulla produzione dei sommergibili, ma è chiaro che da questo punto di vista è questa la condizione degli Stati Uniti. Una forte regressione del ruolo egemonico a livello internazionale, che è quello che poi non solo oggi costringe l'Europa, perché come dire, è un compito che non so se l'Unione Europea se la sentiva, ma costringe l'Unione Europea a fare un passo in avanti, ma pure la crisi del rapporto con la Cina, perché cioè, lì hanno fatto un errore strategico spaventoso, cioè assodanati di profitto hanno scelto di investire in Cina, fornendo alla Cina, governata da un partito comunista, al di là di tutte le relazioni passate, quel livello di sviluppo delle forze produttive che la Cina da sola non avrebbe potuto determinare. Per cui questa cosa qua è un altro elemento, diciamo, della cecità degli Stati Uniti, della mancanza di strategia degli Stati Uniti, che hanno costruito un soggetto che oggi viene e palesemente, evidentemente, competitivo nei confronti degli Stati Uniti. La Cina non ha fatto le riforme politiche, ha deciso di utilizzare il modo di produzione capitalistico. Questo è un concetto che forse avrebbe la pena un attimo di soffermarsi, perché i capitalismi sono variegati. Il problema è che la Cina sta facendo i conti, per certi versi anche con contraccolpi, perché la questione ambientale, utilizzando il modo di produzione capitalistico, crea una contraddizione alla Cina, per cui è una cosa che sicuramente ha rimesso in discussione gli equilibri internazionali, ma che il Partito Comunista Cinese dovrà decidere bene come gestire, perché potrebbe diventare una contraddizione più grande. Per cui da questo punto di vista gli Stati Uniti hanno una condizione di difficoltà. Dunque questa cosa è chiaro che rimette in discussione la relazione nella NATO tra Stati Uniti e Unione Europea. Ci potrebbe essere una prospettiva di rottura, ma ci potrebbe essere anche una prospettiva di ridefinizione dei rapporti di forza all'interno della NATO. Penso che questa è l'ipotesi più credibile, perché sicuramente davanti a un'Asia che acquista una sua forte indipendenza, autonomia politica, economica e militare, non so se l'Occidente ha interesse a eliminare uno strumento come quello della NATO. Probabilmente no, almeno dico il NATO, senza fare troppi ragionamenti, diciamo, sulle prospettive. Però è chiaro che la NATO che esce fuori da questa fase di crisi dell'egemonia degli Stati Uniti è la stessa NATO che c'era prima. È una NATO che deve tenere conto dell'Unione Europea che si rafforza e costruisce l'esercito, che rafforza il proprio assetto produttivo, che rafforza la propria funzione finanziaria, perché l'euro con i recovery fund, con diciamo, i bond che emette con tutti i paesi, diciamo, dell'Unione Europea, oggi c'ha un ruolo molto più decisivo rispetto al dollaro, e si somma all'affermazione dell'Unione cinese,
per cui viene rimessa in discussione non solo l'aspetto militare, non solo l'aspetto economico, ma anche l'aspetto finanziario, rimette in discussione il ruolo del dollaro, ruolo che c'è dalla seconda guerra mondiale. Questi sono i campi di forza che oggi si scontrano, penso che sia proprio una questione quasi fisica da questo punto di vista, e che dà spazio ad altri soggetti, dà spazio alla Turchia, dà spazio all'Iran, la Russia come sconfitta, diciamo, dalla fase precedente ritrova un suo ruolo, ma anche le relazioni tra Israele e Arabia Saudita possono assumere prospettive o scenari diversi da quelli avuti fino ad oggi, una relativa autonomizzazione di forze politico-finanziarie che si affacciano diciamo sullo scenario mondiale. Un paio di questioni finali che mi sembra che stiano nell'incontro. Quando c'è stato il G7 in Inghilterra, gli Stati Uniti hanno fatto la proposta della via della seta democratica occidentale. Ecco, questa è un'idea, non so quanto poi possa affermarsi, però è un'idea di consolidamento all'interno dell'Occidente di un assetto economico, produttivo, finanziario e militare per sostenere la sfida. E qui ci sono due effetti collaterali. Uno è il conflitto, è la competizione in Africa, che è una competizione che ha un carattere legato alle materie prime, economiche, che ha una competizione di carattere anche militare, come sta accadendo in Mali, in Sudan, come quali saranno le prospettive, però io credo che da questo punto di vista c'è un conflitto palese in Africa, soprattutto in Africa occidentale, dove la Francia, tramite come rappresentante dell'Unione Europea, cerca di mantenere una determinata funzione. L'altra cosa che secondo me va riflettuta bene è la questione dell'America Latina. Gli Stati Uniti hanno accentuato il conflitto su Cuba in questi ultimi mesi, Venezuela e Bolivia come elementi palesemente oggi non rapportabili sotto l'ombrello dentro un controllo americano. Però è chiaro che se gli Stati Uniti devono fare a meno della Cina come ambito produttivo e di costo della forza lavoro, è chiaro che la questione dell'America Latina diventa una questione centrale sul piano dell'assetto produttivo americano. Questa cosa già aveva preso inizio negli anni 90, si era affermato con la questione del NAFTA prima e dell'ALCA poi, e poi è accaduta perché i cinesi hanno offerto forza lavoro a costi molto più bassi di quanto si poteva fare in America Latina, per cui quel tipo di prospettiva è venuta meno, ma oggi davanti alla chiusura di quegli ambiti di mercato, io penso che gli Stati Uniti dovranno accentuare molto di più il loro controllo in America Latina. Con molte contraddizioni. C'è la vicenda del Perù, c'è la vicenda dell'Argentina, però adesso c'è la questione del Brasile e del Bolsonaro. È chiaro che è stato addirittura incriminato di crimini contro l'umanità. Sarà difficile mantenere quel tipo di postazione per gli Stati Uniti, probabilmente ci sarà anche un golpe. È chiaro che davanti a situazioni, a precipitazioni anche di questo tipo, l'America Latina credo che sarà un elemento di palese di contraddizione, e credo che su questo, da questo punto di vista, le forze comuniste, le forze di classe, le forze democratiche in Italia dovrebbero un attimo soffermarsi, perché questo sarà un terreno dello scontro di classe a livello internazionale che ci riguarda direttamente, perché sulla vicenda dell'America Latina è implicata anche l'Unione Europea, che prende posizione su Venezuela,
che prende posizione sulle questioni democratiche, sui diritti umani e via discorrendo. Dunque, penso che quello che si sta mettendo in campo è una sorta di rimescolamento complessivo. Siamo davanti a una crisi che ha lo stesso spessore della crisi dell'Unione Sovietica, ma di segno politico esattamente opposto. Dunque, questo è un problema che ci riguarda direttamente, non ci sono più spazi di crescita per un'ipotesi, diciamo, di ricomposizione egemonica, sicuramente americana, ma anche occidentale, complessivamente. È un quadro che si, come dire, un puzzle che si condiziona, ogni pezzo condiziona l'altro, dunque l'attenzione politica analitica credo che diventa fondamentale. Per la politica c'è un po' più di tempo. Io finisco qui il mio intervento e ridò la parola a Roberto Morea. Grazie Mauro, perfettamente nei tempi. Ringrazio anche chi ci sta seguendo e do subito la parola a Gregorio, che è una nuova entrata, quindi applaudo anche lui. E vi ricordo che poi diciamo abbiamo uno spazio per scambiarci qualche riflessione, e chi volesse può farlo iscrivendosi nella chat, quindi vi chiedo di chi vuole intervenire di segnalarlo attraverso la chat. Gregorio, a te la parola. Deve attivare l'audio. Eccomi, mi sentite? Ok, buonasera a tutti e a tutti. Dicevo, in questa mia relazione io avvicinerò la lente di ingrandimento a quella che considero la chiave di volta della nostra belligeranza, ossia la controriforma che ha prodotto la professionalizzazione delle nostre forze armate, e non solo delle nostre, anche della gran parte dei paesi europei. Questo perché, fra l'altro, in sintonia anche con le relazioni che mi hanno preceduto, ci aiuta un po' a entrare nel merito della questione militare. Nel fare questa, diciamo, questa analisi, non mi sono potuto sottrarre dalla tentazione di suggerire, come dire, una prospettiva di alternativa da inserire nel punto di dibattito. Dunque, ad ogni orientamento di politica estera corrisponde sempre una particolare organizzazione delle forze armate e del comparto industriale di riferimento. Dal 1991 l'Italia è incontestabilmente un paese belligerante e schierato su scala planetaria sia in ambito NATO sia a livello bilaterale con gli Stati Uniti. Dopo la fine della Guerra Fredda, che è stato un momento storico davvero propizio, diciamo, per una concreta politica di disarmo, in realtà gli Stati Uniti, come già è stato detto, hanno rilanciato la loro struttura militare, planetaria e la loro leadership nella NATO. Questa struttura militare globale è stata immediatamente imposta agli alleati NATO come piattaforma di proiezione e standard industriale, dove la capacità, diciamo, di proiezione è corrisposta ad uno stato di guerra permanente, mentre lo standard industriale ha comportato lo sviluppo della tecnologia di punta, il rilancio della corsa agli armamenti e il salvataggio dei fatturati del comparto industriale di riferimento messo in crisi dalla sopraggiunta fine della guerra fredda. Oggi, questo è un dato del SIPRI, oltre l'80% del mercato mondiale di armi e sistemi d'arma è monopolizzato dalle industrie occidentali o di paesi del blocco NATO, quindi Israele, Turchia, eccetera. Risulta quindi abbastanza chiaro su chi ancora oggi, diciamo, poggi la responsabilità per la corsa agli armamenti, anche nucleari, e per la belligeranza permanente. Ma se il mercato globale dei sistemi d'arma è ancora dominato da società statunitensi, tra le prime 10 aziende del settore ben 3 sono europee.
Parliamo di Airbus Group, che è franco-tedesca, la Bae System inglese e la Leonardo, che è italianissima. La NATO e le sue guerre, compresa quella diciamo fredda 2.0, così come la più recente PESCO, l'europea PESCO, sono fondamentali per far crescere i fatturati del comparto su entrambe le sponde dell'Atlantico. E l'ipotesi, per conto mio piuttosto remota, di un esercito professionale europeo in questo contesto sarebbe inevitabilmente legata al mantenimento e allo sviluppo delle capacità industriali che garantiscono la proiettabilità delle forze armate, a loro volta legate a un profilo belligerante neocolonialista. La controriforma delle forze armate in senso professionale è stata quindi la chiave di volta tecnica e giuridica della nostra trentennale belligeranza, ma non solo della nostra, ripeto, anche di diversi paesi europei. È nel quadro della partecipazione alla prima guerra del Golfo del 91 che si comincia a prospettare chiaramente la necessità, diciamo così, per il nostro paese di dotarsi di un esercito professionale reclutato esclusivamente su base volontaria. Cito un analista dell'Istituto Affari Internazionali, Valerio Briani, aperte le virgolette. Il modello Rognoni è stato il ministro della difesa dell'ultimo governo Andreotti, fortemente influenzato dal concetto strategico dell'Alleanza Atlantica, emerso dal vertice di Roma del 91, affrontava i temi del riassetto e delle nuove funzioni delle forze armate e degli obiettivi di medio e lungo periodo dell'intera politica di difesa. In esso, per la prima volta, la capacità di proiezione della forza assumeva una centralità assoluta. Lo strumento militare era ufficialmente divenuto uno strumento che il governo poteva legittimamente utilizzare in politica estera, chiuse le virgolette. Quindi la vecchia postura territoriale e difensiva basata sulla leva, che comunque gli Stati Uniti avevano sostenuto in Europa in funzione antisovietica, era diventata obsoleta e assolutamente inservibile per i nuovi scopi e le nuove dottrine. In buona sostanza bisognava rapidamente passare ad una nuova postura proiettabile offensiva, basata necessariamente sul volontariato professionale per ragioni sia tecniche che giuridiche. In Italia il servizio militare obbligatorio, prima della sua sospensione, vorrei ricordarlo, durava 10 mesi. Capite bene che risultava impossibile in meno di un anno addestrare un soldato al combattimento oltre confine e poi anche impiegarlo a tale scopo. Inoltre, per impiegare in lunghe missioni di occupazione e combattimento il personale di leva, il governo avrebbe dovuto semplicemente di fronte a sé due alternative, entrambe piuttosto ingestibili. Una, dichiarare ufficialmente guerra ad un altro paese e attivare in questo modo la mobilitazione generale, oppure chiedere singolarmente ad ogni singolo soldato l'eventuale disponibilità a mettere la firma e diventare volontario. Questi sono gli aspetti giuridici del perché si è passati alla forma professionale delle forze armate. Esiste una letteratura ufficiale che comprova funzioni, scopi, obiettivi ed appunto necessità della professionalizzazione europea delle forze armate. In Italia, già dai primissimi anni 90, come abbiamo visto con Rognoni, si approntò il cosiddetto nuovo modello di difesa, che da allora non è mai stato messo in discussione ed è passato come, diciamo, una vera e propria riforma, no? Con un carattere positivo. L'ipotesi della professionalizzazione vinse praticamente a tavolino allora, in primo luogo perché prospettò la promessa di liberare i giovani italiani dal fardello della leva obbligatoria, salvo poi imporla indirettamente ai disoccupati ad una particolare fascia di territorio nazionale come unico sbocco occupazionale. In secondo luogo perché questa riforma, che io definisco controriforma, a suo tempo mise d'accordo tutti. Gli Stati Uniti che la esigevano per poter disporre, come già visto, anche delle nostre forze armate, direttamente o indirettamente nei loro piani strategici post-89. Tutti i partiti rappresentati in Parlamento, ad eccezione di Rifondazione Comunista, le aziende ovviamente del comparto industriale militare per ovvie ragioni legate all'aumento delle commesse ad alto valore tecnologico e quindi dei dividendi per manager e azionisti, ma questo purtroppo anche con i sindacati di categoria confederali in una posizione sempre opaca e sulla difensiva nonostante il crollo verticale dell'occupazione nel settore. Non ultimo, favorevole a questa controriforma, anche purtroppo il terzo settore,
che vedeva comunque in parte risarcito come contropartita il suo serbatoio di forza lavoro, prima garantito dall'obiezione di coscienza, quando c'era la leva, con l'istituzione del servizio civile nazionale e con una corposa esternalizzazione del servizio pubblico. Lo stesso terzo settore che suggeriva il governo Renzi, diciamo nella sua forma rappresentata, quindi del, no, del forum del terzo settore, suggeriva a Renzi l'istituzione di una leva civile implicitamente parallela a questo modello di difesa. Il prodotto finito è quello che conosciamo oggi, ossia un moderno corpo di spedizione integrato negli standard NATO statunitensi, proiettabile ovunque nel mondo. Una riorganizzazione e ridimensionamento della leva non viene nemmeno preso in considerazione. Ricordiamoci che ad ogni tipo di esercito, perché non sono proprio tutti uguali, corrisponde un uso peculiare e l'uso di quello professionale è strutturalmente molto più costoso, è di tipo offensivo da spedizione. L'esercito professionale trae il suo stesso senso di esistere nell'essere impiegato come corpo di spedizione e occupazione, come il più adatto a svolgere questi compiti. Le forze di occupazione, facciamo ben presente, per loro stessa definizione, hanno la missione di presidiare e combattere permanentemente o temporaneamente in territori posti situati al di fuori dei confini nazionali. Capite bene che la potenza o le potenze che invadono tali territori devono essere in grado di gestire avamposti, basi, aeroporti, rifornimenti e quindi devono poter disporre dello stesso personale per anni senza ricorrere alla mobilitazione generale che si dà in caso di guerra ufficialmente dichiarata. Ecco, da qui deriva l'abitudine, da qui si è persa l'abitudine a formalizzare i conflitti con le dichiarazioni di guerra, che è stata infatti abbandonata e sostituita con altre definizioni, interventi umanitari, di peacekeeping, peacebuilding, polizia internazionale, eccetera. Ecco quindi la necessità di una ferma volontaria di almeno 4 anni. Come ci fanno notare altri 2 autori dell'Istituto Affari Internazionali, molto importanti e molto tenuti in considerazione dal Ministro della Difesa, dal Ministero della Difesa in generale e dall'industria di riferimento. I 2 autori sono Michele Nones e Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali. Dicono chiaramente che possedere capacità militari integrabili e ben equipaggiate, leggi esercito professionale, è una precondizione necessaria ma non sufficiente. Oggi infatti conta se queste capacità sono effettivamente impiegate, possibilmente al massimo livello di complessità, incluse operazioni combat. Se invece le capacità restano per scelta politica inutilizzate, allora diventano inutili come strumento di sostegno della politica estera e dello status internazionale dell'Italia. Non siamo più ai tempi della Guerra Fredda, quando bastava mostrare i numeri, ovvero presentare capacità teoricamente disponibili, anche a prescindere dal loro effettivo impiego. Oggi non è più così. Tradotto in parole povere, quello che dicono in linguaggio tecnico i nostri analisti dell'Istituto Affari Internazionali è che oggi dobbiamo sparare con tutto quello che possiamo produrre al massimo livello di complessità, oppure di questo esercito professionale non ce ne facciamo proprio niente. Con queste evidenze però, e qui bisogna arrivare un pochino anche alle conseguenze fattuali, con queste evidenze appare poco utile anche ridursi come livello politico a chiedere il taglio di alcuni sistemi d'arma come gli F-35 o le fregate FREM o la portaerei Cavour. Prospettare e chiedere una riduzione della spesa rivolta alle tecnologie offensive di punta senza nemmeno toccare la questione della forma professionale delle forze armate è un po' come avere una macchina da corsa e poi pretendere che funzioni col motore di un'utilitaria, passatemi la metafora. Questo per ciò che riguarda l'uso esterno, ma la professionalizzazione delle forze armate ha comportato e comporta tuttora, specialmente in tempi di cavalcante neo-autoritarismo, anche un rischio interno non trascurabile. Infatti non di secondaria importanza sono le ricadute interne legate alla professionalizzazione. Ricordo che dal 2004, l'anno successivo in cui è stata poi sospesa la leva, il reclutamento dei nuovi poliziotti è riservato a chi abbia svolto almeno 5 anni di mestiere delle armi. Questa controriforma è stata introdotta per offrire una minima quota occupazionale a tutti quei soldati che non siano riusciti ad entrare in servizio permanente nelle forze armate. Nota a margine, altro sbocco di impiego per i soldati licenziati
dalle forze armate, dopo aver però servito nelle missioni internazionali, è il grande business delle imprese private della sicurezza, che possono così assorbire personale qualificato e i cui costi di formazione sono stati sostenuti dallo Stato. Non è un caso che queste imprese siano poi sempre più presenti nei teatri di guerra. Questo è un dato, diciamo, degli ultimi 20 anni. Non bisogna incorrere nell'errore, tuttavia, di pensare che chiunque indossi una divisa sia un macellaio dormiente, no? In attesa di essere autorizzato ad agire. Però è pur vero che nelle forze armate, nelle forze di polizia, esistono molte persone ragionevoli, non animate da pulsioni squadriste, che sicuramente obbediscono, ma soltanto entro certi limiti. Però bisogna fare anche i conti col fatto incontrovertibile che la professionalizzazione militare riduce di molto, specialmente nella truppa, il numero di queste persone. È una questione oggettiva piuttosto che soggettiva. Con la leva, i soldati della truppa erano prestati a quel servizio per un anno. La loro vita e la loro occupazione, il loro reddito, i loro orizzonti erano prima e dopo di quel periodo. Per loro, in definitiva, la naja era una parentesi, molto spesso anche una seccatura, no? In un esercito professionale, i soldati della truppa fanno di quel servizio un mestiere. Il mutuo della casa lo pagano con lo stipendio del Ministero della Difesa e con le missioni all'estero. La caserma è parte integrante della loro vita e quella occupazione è spesso l'unica occupazione possibile, nella speranza legittima che la ferma precaria, da volontario in ferma di 4 anni, si trasformi in posto fisso. Gli arruolamenti, tuttavia, vivono una crisi di vocazione. Nonostante la disoccupazione, ben 2 ministri della difesa, Martino e Mauro, sono arrivati a suggerire la possibilità di arruolamento per gli extracomunitari con la carota della cittadinanza. La ricattabilità sociale del soldato è l'ingrediente principale della professionalizzazione. Si è di fatto trasformata la truppa in un corpo sociale materialmente separato dalla società, e questo risulta essere uno dei tanti e gravi arretramenti democratico-costituzionali dell'epoca che stiamo vivendo. Infatti il moderno esercito professionale, dal punto di vista democratico, in realtà molto più arretrato di quello di leva, ha vinto a tavolino anche perché si è dimostrata la soluzione più collaudata e sicura che gli angloamericani hanno sviluppato nel corso del secolo scorso. È la formula, elevata già da tempo a standard NATO, che garantisce ai governi un'ottima gestibilità del personale militare, alla luce anche di questa fase trentennale, no, di esplosione di guerre e di aggressioni, soprattutto in caso di morte sul campo dei soldati. La retorica e pomposità dei funerali di Stato accompagna ogni volta la salma del ragazzo di turno con un grande ipocrita non detto: era un volontario, era il suo mestiere, e così la responsabilità dei mandanti politici, finanziari e industriali può sfumare. Per tutte queste ragioni, io ritengo che la professionalizzazione come modello organizzativo per le forze armate andrebbe abbandonata in funzione di una coraggiosa riforma complessiva del comparto, ispirata ad un più generale riassetto della politica estera, ovviamente, e di un recupero di sovranità democratica e popolare. Credo che il vero nemico da affrontare è oggi e sarà il caos climatico. Una riforma delle forze armate dovrebbe essere coerente ed organicamente collegata alla revisione sostanziale della nostra politica estera industriale, e questa riforma dovrebbe contemplare l'abbandono della professionalizzazione e una reintroduzione della leva, compresa l'obiezione di coscienza, ma evitando accuratamente di operare un nostalgico ritorno al passato. La vecchia organizzazione militare, elefantiaca, clientelare, imbevuta di nonnismo, era infatti ingessata dagli stessi piani strategici statunitensi del secondo dopoguerra, che ne immaginavano una unica esclusiva funzione, ossia fanteria d'arresto da contrapporre all'eventuale dilagare dell'Armata Rossa. Oggi risulta sempre più chiaro che le vere minacce all'incolumità delle persone, dell'ambiente, del patrimonio pubblico e anche privato sono rappresentate dal montante caos climatico e dalle conseguenze ambientali del capitalismo: dissesto idrogeologico, alluvioni, terremoti, avvelenamento del suolo, dell'aria e delle falde, incendi. Di fronte a tali minacce sarebbe opportuno che la logistica e l'organizzazione venissero rivolte e convertite in prevalenza ad un nuovo concetto di difesa territoriale ambientale, che metta le forze armate nelle condizioni di gestire sia aspetti di manutenzione e messa in sicurezza ambientale, sia soprattutto le sempre più ricorrenti e spesso contemporanee fasi di emergenza, integrandosi, non sostituendosi, attenzione, integrandosi col supporto di uomini e mezzi all'azione della protezione civile, del corpo dei vigili del fuoco
e del corpo forestale smantellato inopinatamente da Renzi e che andrebbe assolutamente immediatamente ricostituito come polizia ambientale. In questo senso sarebbe ragionevole studiare e promuovere la formazione di un nuovo esercito costituzionale aperto a uomini e donne. Ciò di cui si parla non è, ripeto, l'esercito carrozzone della guerra fredda, e chi ha fatto la naia, compreso il sottoscritto, può ricordare, bensì una nuova organizzazione molto più leggera dal punto di vista militare. La massa di oltre 300.000 soldati che attendevano di difendere il paese da una più che improbabile invasione sovietica sarebbero oggi ancora più inutili di allora. In questo senso esiste già un ottimo lavoro che fece Giovanni Russo Spena, un disegno di legge depositato nel 99 che accompagnava l'opposizione di Rifondazione a questo nuovo modello di difesa. È un disegno di legge che mantiene oggi tutta la sua qualità, per quanto andrebbe sicuramente, diciamo, integrato rispetto a quello che è successo negli ultimi 20 anni. Però credo che sia un punto importante da recuperare e da inserire nel dibattito. La protezione civile, che oggi si basa sul volontariato con grossi limiti oggettivi, avrebbe a disposizione da una parte un organico che le consentirebbe di intervenire anche nella manutenzione ambientale, parliamo dell'obiezione di coscienza che accompagnerebbe una reintroduzione della leva, no? Quindi avrebbe a disposizione un organico molto più corposo. Dall'altra avrebbe a disposizione il supporto di logistica, mezzi e personale che l'esercito potrebbe dispiegare nelle fasi di emergenza acuta. Tale integrazione potrebbe produrre da sé risparmi consistenti, consentirebbe sinergie di impiego in grado di colmare una cronica carenza di mezzi dedicati alle emergenze ambientali, riducendo la irrazionale moltiplicazione delle responsabilità, delle competenze, dei comandi, dei dirigenti, delle centrali operative e degli aeroporti. Esistono diversi esempi in questo senso. Ci sono casi studio che potrei presentare, magari in un'altra situazione che ho potuto vivere personalmente. Riportare la forma ed il senso delle nostre forze armate nell'alveo costituzionale, al di là dell'aspetto etico, dovrebbe quindi permettere un enorme risparmio di risorse, di logistica ed un più utile e razionale impiego di mezzi e uomini per affrontare le minacce di cui abbiamo parlato poco fa. Volendo recuperare anche l'aspetto etico, preponderante rispetto a quello meramente strumentale, risulta indispensabile recuperare un approccio organico e propositivo alla questione che sappia andare oltre la contestazione, storicamente ridotta ai minimi termini, che permetta di intervenire sulle nostre pesantissime responsabilità di guerra. Guardate che l'Italia ha accumulato in questi 30 anni pesantissime responsabilità di guerra. Risulta difficile isolare la politica estera da quella militare e più in generale dalla definizione di nuovi piani per l'energia, l'industria, l'agricoltura, per i trasporti e la mobilità, per il rifornimento strategico delle materie prime, di cui l'Italia evidentemente è un paese che ne ha bisogno. Tutto ciò nella più ampia prospettiva di costituire un polo neutrale all'interno dell'Europa stessa, con forti capacità di attrazione, sia verso paesi europei non legati al mantenimento di politiche neocolonialiste, sia verso il Mediterraneo, sia verso paesi ubicati in altri continenti ricchi di risorse. Si parlava di America Latina, ma la ricerca di nuove tecnologie, di scambi equi, di cooperazione, un grande, incerto, ma indispensabile ricollocamento strategico per il nostro paese. Il tema di una riforma strutturale dello strumento militare dovrebbe essere posta come punto costituente, credo, al pari della revisione dei trattati di Maastricht e di Lisbona, della struttura e natura della BCE, ossia di tutte le questioni che hanno a che fare con il recupero e il rilancio di sovranità democratica e popolare. Per ciò che riguarda l'Italia, una riforma di questo tipo consentirebbe di agire su diverse questioni. Uno, renderebbe le forze armate strutturalmente inservibili alla NATO, ad operazioni di guerra e occupazione, più in generale ad un profilo neocolonialista. Due, accontenterebbe il terzo settore con la reintroduzione dell'obiezione di coscienza, che è un istituto di civiltà universale e che è stata la linfa vitale del no profit. Tre, permetterebbe una conversione della logistica e dell'organizzazione militare verso una immediata ed efficace compatibilità con la protezione civile. Quattro, permetterebbe di aprire un ragionamento meno bellicista sul futuro di Leonardo, offrendo sbocchi industriali diversi, no? Dalla produzione di tecnologia militare high-tech. 6. Imporrebbe una revisione e rescissione degli accordi bilaterali che regolano la cessione di territorio nazionale a base di strutture straniere. 7.
ci obbligherebbe a ridefinire una nuova politica estera e commerciale basata sulla cooperazione strategica piuttosto che sulla difesa in armi degli interessi strategici. Ricordo, faccio presente, non so se l'avete notato, ma sicuramente sì, che rispetto alla retorica dell'intervento umanitario, della necessità della guerra per portare la democrazia, difendere i diritti umani, oramai a livello ufficiale, a livello ministeriale, non si parla più nemmeno di questo, si parla dichiaratamente di difesa degli interessi nazionali attraverso le nostre forze armate. E riscoprendo in questo, ritornando in questo, alla definizione, diciamo, di partenza che ne diede il nuovo modello di difesa, l'uso delle forze armate nella politica estera e commerciale dello Stato come legittimo. La leva di per sé ovviamente non eliminerebbe la possibilità di un uso anticostituzionale delle forze armate, ma potrebbe inibirlo verso l'interno e lo potrebbe impedire verso l'esterno. Una riforma che punti alla reintroduzione della leva, come più sopra accennata, potrebbe incontrare un consenso inaspettato e trasversale anche a livello politico. Di certo all'interno del processo di privatizzazione della guerra, perché questo è successo, si è privatizzata la guerra, quello delle forze armate è uno dei punti in cui le contraddizioni possono essere agite con l'intelligenza, perché il tema è sentito, la disaffezione strumentale verso di esse è notevolmente cresciuta. Anche all'interno delle stesse forze armate aleggia un comprensibile malumore per la pesante politica dei tagli di personale in favore delle macchine e dei profitti industriali. La crisi economica, l'incessante susseguirsi di emergenze ambientali, dove gli stessi sindaci chiedono l'intervento dell'esercito e non arriva mai o fa solo, diciamo, comparsate mediatiche, ma che di fatto non ha mai fornito, come in passato, un supporto concreto e consistente. I costi del nostro avventurismo militare hanno già modificato la fiducia popolare nel tricolore armato spedito a destra e a manca per il mondo al seguito degli statunitensi. Penso che se si agisse su questa sfiducia strumentale in questo esercito, prospettando un'alternativa credibilmente più utile, razionale, meno costosa, si potrebbe incrociare anche il favore di quegli enti locali e dei loro sindaci che in tutti questi anni si sono trovati ad affrontare le emergenze ambientali e gli eventi calamitosi con mezzi inadeguati. E l'effetto potrebbe essere probabilmente anche dirompente o comunque certamente in grado di increspare non poco la linearità del folle piano egemonico che continua a sovrastarci indisturbato. Vi ringrazio per la pazienza, perché parlare di questi temi in maniera, diciamo così, puntuale forse non è nostra abitudine, però è tempo, credo, di entrare nel merito delle questioni, perché altrimenti, rimanendo sempre, diciamo, all'esterno, non si considera la materialità delle questioni e quindi anche delle contraddizioni. Vi ringrazio. Grazie a te, Gregorio. Ho già tre iscritti a cui do subito la parola. Vi ricordo che alle 19 abbiamo dato termine, quindi mi chiedo anche di essere concisi nell'espressione dei vostri concetti. Grazie Roberto Musacchio e poi Fiammetta. Sì, grazie, spero che mi si senta. Relazioni molto interessanti, quindi proprio a volo d'uccello alcune riflessioni. La prima è su quella di Gregorio, cioè io penso che questa proposta sarebbe interessante farla a livello europeo. C'è questa dimensione diversa, certo, diciamo, della leva civile come costruzione anche di un'identità europea, mi sembrerebbe una proposta interessante. Per il resto, analiticamente, io credo che dobbiamo un po' riflettere ancora su che rapporto c'è tra la forza militare, la politica estera e la costruzione dell'Unione Europea. Questo credo che dobbiamo un po' vederlo sia nel passato sia nel presente, e credo che forse dovremmo un po' approfondire ulteriormente gli schemi, perché, diciamo così, piegare l'Unione Europea a schemi un po' passati mi sembra un po' complicato, insomma, invece credo che c'è da imparare. Per quello che posso ricostruire io brevissimamente, insomma, diciamo che l'uso della forza non è stato preponderante nella costruzione dell'Unione Europea, ma è stato utilizzato in qualche modo di sponda, cioè lo scioglimento della Jugoslavia sicuramente ha favorito l'espansionismo tedesco da quel punto di vista.
Per il resto c'è stata una partecipazione abbastanza subalterna alle guerre statunitensi, che hanno determinato interessi per esempio francesi in alcune aree, e ancora per il resto tutto l'allargamento verso l'est oltre la Jugoslavia è stato fatto inseguendo la NATO e non tanto diciamo traendo vantaggio da ciò che si era determinato attraverso la NATO, e quindi inglobando questi paesi. È chiaro che c'è una chiave anticomunista molto forte nella costruzione europea, ma c'è una forma specifica che io fatico a definire, diciamo, una forma imperialista in senso classico, insomma. Io penso che il funzionalismo europeo sia una forma molto moderna, tra virgolette, per cui si sa di essere un'articolazione di una capacità sistemica globale, si agisce in quanto tale, più con una dinamica diciamo strettamente collegata di interessi geopolitici, di politica estera e di politica militare asservita a questi interessi geopolitici e alla politica estera. Mi pare che ci sia una tra virgolette specificità, modernità nel funzionalismo dell'Unione Europea che va letto, anche perché, diciamo, una lettura del fatto che un'Europa armata fosse più indipendente dagli Stati Uniti era molto diffusa anche a sinistra e anche negli ambienti del socialismo europeo, e io l'ho sempre contrastata, penso che non sia così, insomma, sostanzialmente che il modo di comportarsi sia diverso. Faccio un esempio finale per chiudere, insomma, come si stanno comportando sui farmaci, così secondo me si stanno comportando sulle armi in Unione Europea, cioè non c'è una geopolitica del farmaco da parte dei vaccini da parte dell'Unione Europea, c'è una politica di mercato strettamente interna alle logiche delle multinazionali, è il soggetto più aderente alle forme delle multinazionali, l'Unione Europea, e così si sta comportando, basta vedere, diciamo, anche le differenze rispetto ai comportamenti sia di Biden da una parte che dei cinesi dall'altro, che lo vendono il vaccino e quegli altri vorrebbero la liberalizzazione dei brevetti, e invece l'Unione Europea sta a difesa dei brevetti e degli assetti di mercato. Io credo che anche la questione militare vada vista in questa direzione, cioè un pezzo di mercato che si vuole diciamo accompagnare come elemento forte in questa fase di riassetto, di ristrutturazione capitalistica globale. Quindi una logica un po' diversa da quella classica imperiale, imperialistica. E funzionalismo è una brutta bestia che rende più complicato anche il modo di affrontarlo. Comunque, bravi, grazie, molto interessante. Grazie, grazie Roberto. Che metta? Sì, eccomi. No, io volevo ringraziare i relatori perché veramente sono state tre relazioni molto stimolanti, quindi anche io butterò lì un paio di riflessioni che mi sono venute grazie alle cose che sono state dette. Innanzitutto sull'Unione, io ritengo che il Next Generation e gli obiettivi dell'ambiente e del digitale siano entrambi obiettivi di facciata, perché di fatto sono obiettivi che puntano a un militarismo spinto, tant'è che si riparla di nucleare. Adesso c'è il nucleare buono e il nucleare cattivo, un po' come il debito buono e il debito cattivo. E il digitale, cioè il digitale è volto soprattutto alla cyber security, non a caso il ministro Cingolani viene proprio da quella Leonardo dove faceva il capo della transizione, il capo della divisione tecnologia e innovazione, guarda caso. Quindi Next Generation non mi sembra che si, cioè, c'è stata una svolta in Europa, ma io questa svolta la vedo più negativa che positiva, anche per altri motivi di cui adesso non sto a discutere, che riguardano più gli aspetti costituzionalistici. E per quanto riguarda l'imperialismo americano, anche qui non sono molto d'accordo, non mi ricordo con la relazione di chi, forse di Mauro, cioè per me gli americani, anzi Biden, sta rilanciando l'imperialismo in un modo violento attraverso questo famoso programma Build Back Better World, che altro non è
che una nuova politica di containment anti-Cina, anti-Russia e anti-Turchia a questo punto, e chi più ne ha, chi più ne metta, perché appunto abbiamo visto anche che l'Afghanistan si è allineato, cioè noi rischiamo attraverso questi nuovi programmi, al quale peraltro l'Unione Europea ha già aderito, nonostante le vie della seta, noi rischiamo di trovarci più rapidamente di quanto possiamo immaginare di fronte a una seconda guerra fredda con strumenti tecnologici molto più raffinati rispetto a quelli utilizzati nella prima guerra fredda. Quindi la mia, purtroppo, è un intervento pessimistico, perché io non vedo degli sbocchi positivi se si continua su questa strada, né per l'Unione, che non credo potrà mai affrancarsi dagli Stati Uniti, né in generale per gli assetti geopolitici che si stanno configurando, perché il mondo si sta dividendo di nuovo in blocchi, e quindi almeno questa è la sensazione che ho avuto io. E quindi non so, non saprei trovare una conclusione, erano appunto spunti stimolati dalle vostre belle relazioni, e li butto lì giusto per provare a vedere se a mia volta riesco a stimolare qualche momento di discussione ulteriore. Grazie. Grazie a te, Fiammetta. Chiaramente non l'ho detto, ma alla fine dei vostri interventi daremo di nuovo la parola ai relatori per vedere se ci sono reazioni. E dopo Fiammetta c'era Pasqualina Napolitano. Devi aprire il microfono. Pasqualina. Io non posso controllare da qui. Pasqualina in basso a sinistra. Dovete chiamarla, perché sennò non sente. No, per sentire sente. Allora, Pasqualina, devi accendere il microfono. Oh, sì, ok. No, era scomparso tutto. No, anch'io vi voglio ringraziare per questo approfondimento, per queste discussioni che mi sembrano molto utili e appropriate. E vorrei partire da capire a che cosa è dovuto questa accelerazione di questo problema in questo momento, no? È dovuto al fatto che l'Unione Europea ha progredito nella politica estera comune? Non mi pare proprio, perché se si esaminano, diciamo, gli ultimi anni, vediamo che anzi gli elementi di conflitto all'interno dell'Unione sui rapporti con la Russia, con gli stessi Stati Uniti, come regolarsi con la Cina, non parliamo poi di quello che ci circonda più direttamente del Mediterraneo, faccio il caso della Libia, dove ci siamo trovati in conflitto aperto con la Francia. Quindi a che cosa è dovuta questa accelerazione in questo momento di questo tema? Secondo me, ancora una volta, ha ragione Roberto, sono d'accordo con lui, nel funzionalismo europeo, quello che spinge in questo momento l'accelerazione sulla politica di difesa comune, diciamo, chiamiamola così, è la lobby dell'industria della ricerca e dell'industria degli armamenti, capeggiata dagli interessi della Francia, che si vogliono imporre a tutto il resto, cercare, e mi pare che l'Italia ci stia andando dietro molto rapidamente. Adesso è stato chiesto a Borrell questo documento strategico per fine marzo, e alcune decisioni nel Consiglio europeo di fine marzo stesso. Quindi
Allora io credo che noi dovremmo forse approfondire il rapporto che c'è tra la prospettiva di risposta alla crisi climatica, pandemica, eccetera, e questo aspetto. Questo può saldarci anche alla sensibilità e ai movimenti che negli anni, ma anche oggi, si presentano sulla questione ambientale, ma non c'è un collegamento, diciamo, su questo tema, che invece sta venendo avanti nelle decisioni dei decisori abbastanza rapidamente. Quindi credo che questo collegamento tra prospettive di sviluppo e uso anche dei fondi europei e interessi della lobby degli armamenti in Europa sia importante, anche perché il fallimento degli Stati Uniti è anche il fallimento in qualche modo dell'Europa, perché l'Europa è andato dietro agli Stati Uniti e tra l'altro questo suo soft power se l'è giocato, nel senso che nessuno più nel mondo riconosce all'Europa, diciamo, il fatto di essere un soggetto in cui lo Stato di diritto, i diritti umani siano, diciamo, in cima all'agire politico dell'Europa stessa. Noi ci siamo sputtanati agli occhi del mondo. E quindi, se adesso allo sputtanamento aggiungiamo anche l'armamento, credo che siamo in uno scenario abbastanza inquietante. Per questo, per un po' saldare anche gli interessi che si presentano nella dimensione sociale e nei movimenti con queste consapevolezza di questa prospettiva, senza ideologismi ma partendo proprio dalle decisioni e dai fatti, sia molto importante. Seconda cosa, e chiudo, è il rischio di militarizzazione di tutti gli aspetti. L'avete già accennato, no? Frontex, cioè la prima questione che prenderà una curvatura, come dire, militare di forza è quella dell'immigrazione, già lo stiamo vedendo, no? Tra i muri e il ruolo di Frontex. E vieppiù, se noi proiettiamo questo discorso alle grandi contraddizioni che si apriranno nel mondo sulle questioni dell'acqua, delle risorse, eccetera, capiamo che il rischio è che appunto l'Europa si presenti a questa prospettiva con una curvatura militare. L'ultimo accenno lo voglio fare alla questione democratica e istituzionale. Quale assetto? Cioè, loro hanno per costruire questo ulteriore passo nella difesa, hanno i trattati odierni, avete detto voi, che prevedono l'unanimità. Quindi cercheranno una scappatoia che in passato si è trovato in vario modo, sia con le cooperazioni rafforzate, sia con trattati fuori dal quadro dell'Unione. Sono stati, insomma, la fantasia in questo campo non manca. Però quello che io voglio sottolineare è l'esproprio totale e continuo del ruolo dei parlamenti. Non solo del Parlamento europeo, ma dei parlamenti nazionali, che già non contano niente, ma in questo salto di competenze o di ruoli o di decisioni, naturalmente il Parlamento europeo non avrà potere, e come non ce l'ha su questa politica. I parlamenti nazionali, quel poco che hanno, lo perderanno. Non parliamo delle opinioni pubbliche, che le quali in questo quadro saranno appunto trattate forse con qualche contentino riparatore, perché poi queste politiche hanno sempre bisogno di qualcuno che faccia la Croce Rossa o che rappresenti, diciamo, il volto umano della situazione. Quindi mi pare che questo approfondimento non solo sia utile ma sia urgente anche un pochino portarlo fuori, perché non so quanta consapevolezza ci sia di questo salto che può essere persino abbastanza immediato. Grazie a voi. Grazie Pasqualina, condivido.
noi per quello che possiamo e quello che siamo in grado di fare, questo tentativo di divulgazione, diciamo, di questi temi, lo facciamo il più possibile, insomma. Adesso c'era Franco Russo. Sì, anch'io sarò brevissimo, ma innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti per le tre relazioni molto approfondite su temi peraltro non facili e che non vengono molto spesso trattati. Le mie riflessioni sono queste. Noi come osservatori abbiamo messo sotto fuoco di ingrandimento, sotto la lente di ingrandimento, focalizzandoci sul, diciamo, il riassetto, lo diceva Musacchio, la riorganizzazione complessiva dei capitalismi, al plurale io li nomino, non del capitalismo globale, dei vari capitalismi sul mercato mondiale. Naturalmente questo riassetto ha gli aspetti strettamente produttivi, degli aspetti finanziari e anche degli aspetti naturalmente militari, perché è in gioco le catene di rifornimento, a cominciare da quelle delle materie prime, ed è in gioco naturalmente la riorganizzazione delle catene produttive. Se a questo ci aggiungiamo che c'è un peso, diciamo così, di path dependency, come dicono gli inglesi, cioè della storia delle diverse nazioni capitalistiche o nazioni che sono diventate capitalistiche, come la Cina, il quadro diventa molto complicato. Però il mio richiamo è, ovviamente, per quel che, diciamo, a cui io sono sensibile, il mio richiamo è a questo. Se voi riflettete, lo citava, mi pare, Giovanni Russo Spena nella sua prima relazione, chi è che si è spinto molto sul problema dell'autonomia strategica dell'Unione Europea è Henri Breton, che è il commissario al mercato interno, ed è francese. Ovviamente quindi può contare, diciamo così, sempre la loro retorica di grandeur francese, ma conta anche molto il fatto che Breton dirige appunto il mercato interno, le politiche sul mercato interno. Perché Breton appunto insiste molto sull'autonomia strategica dell'Unione Europea? Ovviamente per quel che prima dicevo, cioè le catene del valore e le catene di rifornimento delle materie prime, che guardate, mai come in questo momento sono cruciali, perché chi domina, chi ha il controllo sulle materie prime, soprattutto quelle che sono per la transizione cosiddetta energetica, per le batterie, eccetera, eccetera, ovviamente, e anche per le reti G5, G6, sono cruciali, come lo è sempre stato ovviamente nella storia del capitalismo e probabilmente dell'umanità. Ma il punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, e che forse potremmo anche discutere il giorno che presentiamo il quaderno del numero del ponte, è questo. Perché si fanno oggi le guerre ibride, gli interventi militari ibridi? Questa è la domanda che io rivolgerei ai tre relatori. Si fanno ibride perché ovviamente non si può rinunciare alla pressione militare, di forza, non solo, diciamo così, in Africa o in Asia, ma nella stessa Europa. Pensiamo a tutte le vicende dell'Ucraina, in cui si svolge un confronto fra l'Unione Europea, l'Ucraina e la Russia. Quindi perché si usa questo strumento ibrido militare? Perché appunto c'è un intreccio fra i vari capitalismi per un verso e per l'altro c'è competizione. E il terzo riferimento che volevo porre alla vostra attenzione è questa. Come mai l'Unione Europea definisce i suoi, diciamo, i suoi partner come, o meglio, i suoi interlocutori, non partner, cancello partner, i suoi interlocutori come la Cina e la Russia, con una terminologia abbastanza simile. Adesso io non ho sotto i documenti, ma voi che siete più esperti di me di cose dell'Unione Europea le ricorderete. Per esempio, della Cina si dice è un partner, però è un competitor strategico. Idem della Russia, si dice è un partner perché ovviamente la Russia ci fornisce all'Unione Europea l'energia, e per l'altro però la Russia fa una politica di potenza, quindi l'Unione Europea deve bilanciarsi su queste cose. Secondo me queste definizioni che loro danno dei loro interlocutori come la Cina e la Russia, cioè dei loro per un verso partner, per l'altro dei competitori a livello sulla scena mondiale,
riflette appunto il problema degli interventi militari ibridi. Quindi probabilmente anche, diciamo, l'approfondimento che dovremmo fare è effettivamente come gli strumenti militari si adeguano a questa lotta ibrida, che la lotta ibrida significa, la guerra ibrida significa dal cyber, dalla guerra del cyberspazio a chi controlla oggi lo spazio, agli armamenti più tradizionali o meno tradizionali. Quindi a me pare che queste tre relazioni andrebbero inquadrate appunto, e dobbiamo fare uno sforzo in questa direzione per vedere come ci aiutano a capire, a interpretare, a descrivere le dinamiche che i diversi capitalismi stanno vivendo e stanno mettendo in movimento appunto per riassestare la propria collocazione sulla scena globale, che non è solo una scena di potenza, ma una scena soprattutto, secondo me, di conquista di spazi produttivi, di tecnologie e, ripeto, con tutto quello che si porta dietro. Da questo punto di vista, anch'io credo che, mentre ci può aiutare la categoria dell'imperialismo, nel senso di sottolineare le politiche di potenza che comunque queste dinamiche comportano, d'altro canto a me pare che potremmo utilizzare per interpretare le dinamiche a livello internazionale il cosiddetto primato dell'economia sulla politica, cioè a dire, mentre prima erano le cannoniere che aprivano i mercati, secondo me oggi è l'economia che ha bisogno di un, diciamo così, di un supporto militare per poter affermare appunto i propri interessi. Spero di non essere stato troppo confuso, perché ovviamente sono campi che non è che proprio aro a tutti i giorni, ma insomma erano delle riflessioni che mi sono state indotte dalle tre belle relazioni. Vi ringrazio. Grazie Franco, io non ho altri persone che si sono segnate, quindi ridò, se siete d'accordo, non ti è inverso la parola. No, facciamo lo stesso ordine, dai. Facciamo lo stesso ordine, perché forse io a un certo punto avrò scappato. Va benissimo, allora Giovanni. Scusate, Sì, perché devo andare poi a prendere un treno, ma spero di stare fino alla fine. No, ma io sarò brevissimo, perché non sono molto d'accordo con le osservazioni che venivano fatte sia da Roberto, sia da Fiammetta, sia da Pasqualina e da Franco adesso. Io credo che dovremmo, se fosse possibile, adesso dovremmo organizzarci in questo senso. Io credo, lo dicevo in conclusione della mia breve introduzione, dovremmo continuare nel lavoro che abbiamo iniziato. Secondo me abbiamo avuto un'importante intuizione, è partita una discussione che mi sembra rilevante. Ora si tratta di continuarlo in termini di controinformazione, di formazione, di portarlo per come è possibile, come laboratorio all'interno anche di un'attività appunto di tipo politico, oltre che, ed è il secondo corno, precisare maggiormente, l'ha fatto già molto bene in verità Gregorio nell'ultima introduzione, anche una proposta sul piano programmatico. Perché? Perché sono molto d'accordo con le osservazioni di Franco, cioè il problema è il primato dell'economia che ha bisogno delle armi sulla politica. Credo anch'io che la categoria del funzionalismo, come diceva Roberto e poi Pasqualina, sia quella fondamentale. Tra l'altro, ritornando all'osservazione di Roberto, il che è avvenuto lì, c'è stato uno spartiacque, a mio avviso, è avvenuto già con lo smembramento bellico della ex Jugoslavia, perché il primo atto, la Slovenia, cioè, è stata generata il primo atto e poi la dissoluzione bellica attraverso anche una lotta che è diventata una lotta e una guerra civile. Una delle caratteristiche, pensate anche all'Ucraina che ricordava Franco, sono la trasformazione in guerre popolari civili indotte dal comando militare esterno delle grandi potenze, che rinfocolano, questo è un altro punto fondamentale, i rancori
fra i popoli, rancori etnici, le mutazioni antropologiche nei vari paesi. Beh, forse un punto di uno spartiacque per quanto riguarda l'Europa, certamente c'è stato lì con il tentativo da parte della Germania, in maniera più ostinata rispetto agli anni precedenti, di costruire un bacino economico proprio, di portare il marco, diciamo simbolicamente all'interno dell'area della ex Jugoslavia, poi appunto c'è stata la Slovenia, la Croazia e così via. Quindi io credo che il funzionalismo sia il punto fondamentale di passaggio anche analitico. Che a mio avviso, questo è un tema che non abbiamo trattato, che potrebbe essere un tema su cui continuare la riflessione, adesso poi decideremo alla fine come continuarla. Noi siamo passati da un movimento pacifista, ricordate la seconda potenza mondiale, fino all'assenza completa oggi, diciamo, di un movimento pacifista. Ci sono mille attività straordinarie, alcune le conosco più di persona, insomma, ma di piccoli gruppi o di gruppi anche importanti, a volte cristiani, a volte invece anche di sinistra, che fanno un'opera straordinaria, quasi carsica, ma comunque in qualche modo carsica, molecolare, se volete, importante. Però non vi è più un movimento pacifista in Italia e in parte anche in Europa. Io credo che questo sia dovuto appunto a questo tema, cioè noi non siamo stati, ovviamente lo dico anche in termini autocritici, noi piccole forze politiche, noi movimenti, per quanto importanti, io sono stato appunto con Raniero Lavalle, eccetera, sui temi dell'obiezione della difesa popolare non violenta, abbiamo presentato progetti alternativi che venivano ricordati, e lo ringrazio, da Gregorio, ancora come attuali, il no all'esercito professionale, ad altri modelli appunto basati su difesa popolare non violenta, obiezioni di coscienza, ricordate per quel è stato possibile, obiezioni fiscali alle spese militari. Però qui c'è un punto dove abbiamo perso nettamente, nonostante conviviamo ancora con questi tentativi dei movimenti. E il passaggio proprio da un pacifismo, come dire, generosamente etico, morale, giusto, molto che aveva appunto la pacificazione, la diplomazia dal basso come punti di riferimento fondamentali del proprio essere, della propria identità, al fatto che invece in qualche modo si trasformava il capitale e aveva sempre più bisogno ed era sempre più guidato, a mio avviso, in alcuni paesi, anche negli Stati Uniti, dai complessi militari industriali. Ecco, in questo passaggio noi abbiamo perso. Hanno perso le varie associazioni della pace, si sono divisi, molte sono diventate di tipo governativo. Credo che non possiamo sottovalutare, della penultima cosa che dico, quel che è stata l'assenza completa, la rimozione, qualcosa di più in alcuni casi, in termini politici, oltre che etici, del sindacalismo, soprattutto del sindacalismo confederale. Io quante volte mi sono scontrato a Novara, nella zona di Novara, col fatto che eravamo contro la costruzione, la valutazione di F-35, anche perché prospettavamo delle soluzioni alternative anche in termini di occupazione, di qualità, come ci è successo per l'ambiente già dalla metà degli anni 70, e ci siamo trovati come primi avversari i sindacati. Perché non tutti erano sindacati gialli, per carità, ma perché non vi era il passaggio culturale, in qualche modo, dalla capacità di passare dalla lotta generica per la pace alla proiezione di un altro modello, appunto, un modello alternativo di società, di raccordo del militare con la manutenzione del territorio e così via, le cose che bene diceva Gregorio. E quindi lì abbiamo perso. E oggi abbiamo alcuni segmenti, movimenti per la pace, fortemente legati alla direzione alla direzione in senso proprio di proiezione, non di gruppi dirigenti, alla proiezione dell'Unione Europea o anche dei governi.
Cioè abbiamo in questo, io credo che dobbiamo preoccuparci quando parliamo di questi temi, abbiamo un'assenza e una rimozione completa di lotta, e lo diceva anche Mauro, sui temi della politica internazionale e sui temi, per quanto ci riguarda oggi, soprattutto della politica di difesa. E certo che l'Europa che viene avanti sarà un'Europa armata, appunto gli stati armati. E qui non voglio aggiungere il tema che poi mi riguarda molto di persona come giurista, il tema della democrazia, che eravamo partiti con l'Europa come ambito di uno Stato di diritto, ricordate, fino a 12-13 anni fa, poi anche con pezzi di trattato, eccetera. Noi oggi rischiamo di avere un'Unione Europea assolutista in termini giuridici e armata, e di stati armati. E anche sul piano istituzionale, ha ragione Pasqualina. Io parlavo dell'articolo 44, la Germania propone pressoché ufficialmente l'articolo 44 per risolvere il problema, ma non dimentichiamo che vi sono forze del complesso militare industriale, quindi di segmenti e settori di Stato, di settori politici, che vogliono trasformare il principio dell'unanimità in principio di maggioranza, appunto. E comunque il ruolo dei parlamenti, sia nazionali che europei, non parliamo dei ruoli dell'opinione pubblica, sono completamente cancellati. Ecco, io credo che quindi noi potremmo continuare la nostra discussione adesso, come dire, sui temi del che fare, nel nostro piccolo, cioè che cosa proporre, come riportare questi temi completamente rimossi oggi nell'ambito invece di una discussione e anche di una dinamizzazione della discussione politica che c'è. Ecco, per esempio, è impressionante che le forze che siamo riusciti a mettere in campo, poi soprattutto i movimenti di ragazze e di giovani contro il G20, ecco, non abbiano saldato questo aspetto del complesso militare industriale che è fondamentale con le loro rivendicazioni giustissime. Quindi io credo che questo si potrebbe fare, per esempio, passando su due temi. Il nucleare, non a caso, poi abbiamo 5 anni lì, e Frontex, come accennavo nell'introduzione, come bene diceva Pasqualino Napolitano. Cioè io credo che noi dobbiamo avere questa funzione di costruire una coalizione in qualche modo sociale, partendo da quello che c'è, non immaginando di poter fare chissà che cosa, ma dai movimenti che ci sono, portare dentro questi movimenti, attraverso il no al nucleare civile e militare, attraverso il no a Frontex come assassino e controllo, diciamo, dei migranti e controllo delle frontiere dell'Unione Europea, portando questi temi. Quindi io credo, adesso non so come il laboratorio, come noi potremmo, l'osservatorio, come potrà attrezzarci, ecco, ma io se dovessimo continuare, se a voi è di gradimento continuare su questi temi, io credo che su queste proposte forse potremmo ancora avere qualcosa, insomma, da dire o da fare insieme a tante ragazze giovani, il sindacalismo di base soprattutto, che si stanno mobilitando. Dico alcune cose. Grazie anch'io. Giovanni. Certo, prego Mauro. No, diciamo un paio di premesse. Una è che penso che noi dobbiamo ancora andare a fondo, diciamo, dell'analisi della situazione, perché delle dinamiche, no, della situazione, che io penso che quello dobbiamo individuare più che la fotografia, ma è il film che si sta sviluppando sotto i nostri occhi per capire le prospettive. Per cui da questo punto di vista credo che la discussione va continuata tenendo conto un po' del quadro generale. E il passaggio dal quadro generale all'azione è un passaggio che va gestito con attenzione. Uno, perché, diciamo, per esempio, io penso che la categoria dell'imperialismo sia agente. Io penso ormai, probabilmente oggi più di ieri, oggi possiamo parlare, diciamo, di imperialismo molto più di quanto se ne poteva, di imperialismi molto più di quanto se ne poteva parlare negli anni 70. All'epoca c'era l'imperialismo americano, oggi sono gli imperialismi, non solo i capitalismi, ma pure gli imperialismi, per cui questa è una discussione da fare da questo punto di vista. E io su questo penso che l'Europa sia per certi versi un esempio abbastanza
evidente, perché se noi tracciamo una linea dal 92, dal patto di Maastricht, passando per l'euro, passando per i referendum fatti e vinti contro l'Unione Europea, ma ignorati totalmente, e qui c'è Piero tutta la questione della democrazia, è chiaro che il carattere imperialista del paese, dell'area politica che Roma si sta costruendo, appare, e la questione democratica è la cartina tornasole, perché è un elemento di carattere generale. Può darsi che sul piano delle imprese si segue una politica, ma quando si arriva a livelli di concentrazione, di centralizzazione come quelle attuali, è chiaro che c'è una necessità di sostenere la competizione internazionale. Ce l'ha detta la von der Leyen, io penso che è stata bravissima, ci ha fatto un favore per capire in che era siamo entrati nell'era dell'ipercompetizione. Ipercompetizione che non è asettica, è una competizione tra paesi capitalisti proiettati sulla dimensione imperialista. Questo è quello che penso io, ovviamente, e immagino che su questo ci potrebbero essere anche punti di vista diversi, nel senso che, faccio un esempio, quello che diceva Giovanni, che mi sembra, come dire, aprirebbe un altro capitolo molto interessante, quello sindacale, siccome in qualche modo sono impelagato anche dentro questo tipo di vicende, una valutazione definitiva su CGL e CISL andrebbe data. E noi ci siamo trovati anni e anni e anni che su CGL e CISL è ancora oggi, non si va a un orientamento determinato. Lo dico non come elemento di polemica, ci mancherebbe, come elemento delle difficoltà con le quali noi ci troviamo a dover fare i conti. Però la cosa che volevo dire io, diciamo quella che secondo me c'è rilievo, è un'altra. Queste erano un po' le premesse, e cercherò di essere sintetico. Noi, come dicevo prima, siamo passati da, siamo in un passaggio simile a quello del 91, che ha lo stesso spessore storico, ma ha un segno politico opposto. Questo processo porterà a nuovi scenari che allo stato però non sono già determinati. Sono scenari che si svilupperanno e noi dovremo avere in qualche modo la capacità di capire quale potranno essere gli scenari. Io ve ne faccio uno, faccio una scommessa, una stupidaggine, però la dico. Ormai siamo da tempo in una condizione di equilibrio dei rapporti di forza a livello internazionale. Un equilibrio dei rapporti di forza che è dovuto allo sviluppo e alla globalizzazione delle forze produttive. Cioè oggi non c'è un paese che non può accedere a un determinato tipo di tecnologia civile, ma nemmeno a un determinato tipo di tecnologia militare. Questa situazione di impasse è quella che si è manifestata in questi ultimi anni e probabilmente ci accompagnerà e porterà a situazioni che, come dire, allo stato abbastanza imprevedibile. Sono due punti sui quali, un po' quello che diceva Franco, però in termini un po', non so se è la stessa cosa o un po' diversa. Sono convinto che gli interventi militari sono funzione delle politiche economiche, credo che, ma questo è successo. C'è il colonialismo dell'Ottocento, che, come dire, le scelte economiche determinavano l'invio delle truppe militari in una parte o da un'altra, e poi ha portato alla prima guerra mondiale. Qual è l'elemento che secondo me va capito nei suoi effetti pratici? C'è un equilibrio sul piano finanziario, nel senso che oggi usare o mettere in moto crisi finanziarie non è interesse di nessuno, tantomeno della Cina, per capirci. Per cui il terreno finanziario, non è un caso, noi siamo davanti a una superproduzione finanziaria che non produce ancora effetti economici. Cioè il livello della massa monetaria è talmente grande che rispetto alla capacità produttiva e devalorizzazione c'è un abisso, però questo non porta ancora a una crisi strutturale del sistema. 2007-2008 è stato un assaggio, probabilmente ce ne saranno altri sviluppi,
però lo Stato c'è un equilibrio su questa cosa, per cui nessuno vuole fare la guerra all'altro su questo piano. Per esempio, a fine degli anni 90, gli Stati Uniti hanno fatto la guerra finanziaria al Giappone, hanno messo in crisi il Giappone e da quel momento c'è avuto crescita zero. Ecco, quel livello diventa un problema, perché se crolla un mercato potrebbe produrre l'effetto domino. L'altro elemento è quello militare, e in particolare la questione nucleare. Non è un caso che esce fuori la questione del nucleare, perché oggi c'è un equilibrio sul piano dei rapporti di forza nucleari, non tanti e non solo militari della tecnologia, quello c'è sicuramente importante, perché credo, per portare l'arma nucleare di avere un missile ultra veloce, come stanno come sembra adesso stanno dicendo, e per cui noi abbiamo un impasse del sistema complessivo che allo Stato non fa intravedere un vincitore, per cui probabilmente la condizione in cui ci troveremo è quella di un degrado, un deperire della situazione continuo fino a un punto di rottura che oggi non possiamo prevedere, ma che però cambierà radicalmente le nostre condizioni. Per cui dobbiamo capire se noi siamo in una fase di vinti e vincitori, oppure siamo in una fase di avvitamento di una crisi che però lo Stato non dà soluzione per i motivi che dicevo prima, cioè per i rapporti di forza internazionale. Per cui la prima parte, vabbè, ho espresso alcune opinioni, via. Questa cosa qua secondo me probabilmente è la condizione in cui ci troveremo e con la quale dovremo ragionare poi per fare le necessarie ed utili deduzioni politiche. Ho finito. Grazie Mauro. E do la parola adesso a Gregorio. Penso anch'io che insomma, questo è un primo tentativo di analisi di una situazione che è in evoluzione e quindi necessita sicuramente di un approfondimento ulteriore. Poi decideremo, diciamo, come osservatorio, come su che cosa, quale, diciamo, indirizzo scegliere di fare l'approfondimento. Adesso per l'ultima parola a Gregorio. Chiedo di riattivare il microfono. Se ci riesci. Ecco. Ok, allora io farò brevemente un ragionamento di un approfondimento sulla questione dell'industria militare. L'industria militare non è un settore economico come tutti gli altri. Un dato sicuramente importante da tenere sempre presente è che l'industria militare vale, almeno a livello italiano, lo 0, qualcosa per cento del PIL, cioè non vale niente. Messa a confronto al settore agroalimentare, a tutto il resto del manifatturiero, al settore turistico, al terziario, l'industria militare non vale niente, niente. Eppure gode di un'attenzione molto particolare, no? Quindi perché gode di un'attenzione molto particolare? Ricordo che questa attenzione, oltre al profluvio di miliardi, no, destinato ad aumentare, perché stiamo nella NATO, perché ce lo chiede la NATO, perché adesso ce lo chiede l'Europa, perché ce lo chiede la difesa cosiddetta degli interessi nazionali, eccetera, oltre a questo profluvio di miliardi, l'industria militare ha ricevuto un grandissimo regalo da Guerini al tempo del Conte Bis, appena insediato, e cioè la norma government to government, detta tecnicamente negli ambienti che si occupano di queste cose G2G, cioè ha trasformato il Ministero della Difesa in agente di commercio diretto dell'industria militare, questo diciamo mutuando una postura che è degli Stati Uniti, della Francia, della Gran Bretagna, della Spagna, cioè dei paesi che sono i massimi esportatori e produttori anche per il mercato interno di tecnologia militare. Quindi, nonostante valga lo 0, niente% del PIL italiano, si è portata a casa l'industria militare questa norma, per cui il Ministero della Difesa si pone rispetto agli altri governi, a governi terzi, come garante e agente di commercio diretto dell'industria militare. Guardate che questo non è poco. In più
abbiamo avuto Roberta Pinotti, quando era ministro della difesa, che propose l'esenzione IVA sul commercio di armi comunitarie, cioè sul commercio di armi e sistemi d'arma prodotti e sviluppati in Europa, venduti in Europa. Proposta che adesso recentemente è stata ripresa da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, cioè sul campo adesso la proposta dell'esenzione IVA per il commercio di armi prodotte e sviluppate in Europa. Ripeto la domanda, ma perché, se questa roba vale niente rispetto ai PIL? Perché i prodotti che questa industria offre sono molto particolari e diventano, non a caso, veicoli della politica estera dei paesi. A fianco alle forniture di materiale militare, anche di alto livello, non parliamo di pistole, parliamo di sistemi d'arma, navi come le fregate, cacciabombardieri, sistemi radar, sistemi missilistici, no? A fianco a questi trasferimenti militari si muovono i rapporti bilaterali tra gli stati, cioè tra il nostro paese e lo stato terzo che acquisisce questa tecnologia, e si accompagnano molto spesso con la questione delle forniture energetiche. In questo senso il tema neocolonialista è, secondo me, attualissimo, perché questo è evidentemente un approccio neocolonialista, cioè si rapporta in questo modo alla politica estera. Questo viene dichiarato ufficialmente dai ministri degli esteri, della difesa e anche dagli amministratori delegati dell'industria. L'industria militare è diventata il pilastro della nostra politica estera. Scusate, ma questo fatto non mi pare secondario, insomma, è abbastanza significativo di come di quale sia l'approccio, no? L'approccio verso l'esterno, ed è di questo tipo. Sul fatto che si possa costituire un esercito europeo su queste basi, perché noi abbiamo Leonardo in Italia, ma la Francia ha la sua TACE, se ne ha una serie, STX, il Regno Unito è fuori, la Germania le sue, la Spagna le sue. C'è una competizione allucinante tra queste industrie nazionali. Non esiste una possibilità che queste, diciamo, ritrovino. Quale di queste rinuncerà a quote di produzione per fornire un eventuale ipotetico esercito europeo? Perché non ci sarà bisogno di tutti i prodotti che queste industrie sono in grado di fornire. Bisognerà scegliere. E quindi quale sarà quella che rinuncerà alle quote di mercato? Lo ha detto bene Crosetto è, oltre che coordinatore di Fratelli d'Italia, è il presidente da diversi anni dell'Associazione degli Industriali delle Armi Italiana. Lo ha detto chiaramente, ha detto: perché la nostra industria militare non diventi il vaso di coccio tra quella francese e tedesca, c'è bisogno che lo Stato ci metta un sacco di soldi, no? Perché la competizione intraeuropea è enorme, è totale. Quindi l'ipotesi che si possa costituire un esercito europeo mi pare veramente molto lontana. Quello che adesso è sul piatto, cioè questo contingente di 5.000 effettivi, più tutti i vari assetti di intelligence e di supporto cyber e aerospaziale, non è un esercito. 5.000 effettivi non sono un esercito, sono un piccolo corpo di spedizione che nel caso europeo sarà a geometria variabile. Perché, come si è detto, l'unanimità è un vincolo insuperabile. Allora, anche qui la proverbiale, come dire, efficienza tedesca suggerisce che sia volontario, cioè un corpo di spedizione che di volta in volta, laddove ci sono interessi convergenti, verrà partecipato dai paesi che ritengono interessante partecipare a questa o quell'altra missione, a questa o quell'altra invasione, a questa o quell'altra occupazione o intervento militare che si voglia. Non vedo possibilità altre rispetto a questo. No, sarà impossibile che passi il principio di maggioranza, per cui se a un certo punto in commissione si decide che bisogna andare in Sahel tutti quanti, ci sarà un obbligo formale rivolto a tutti i paesi che fanno parte, che forniscono effettivi a questo contingente, di partire ed andare. Mi pare una ipotesi completamente fuori dalla realtà. Quello di cui invece si sta parlando è di continuare a finanziare l'industria militare europea attraverso questa proposta di esenzione IVA, fare le scarpe alla concorrenza statunitense, che infatti sono incazzati come delle bestie, perché
il fatto che si possa rendere, come dire, sleale la competizione attraverso l'abolizione dell'IVA, che vuol dire 20% in meno su prodotti che possono essere analoghi, no? Li fa imbestialire. Hanno più volte chiesto di poter entrare nella cooperazione strutturata permanente, che però gli è preclusa perché dagli accordi presi, no? È un programma di cooperazione militare per lo sviluppo di tecnologie militari esclusivamente rivolto ai paesi europei, dove però gli Stati Uniti vorrebbero entrare. E sono appunto sul piede di guerra anche su questo aspetto qua. Io penso che, ripeto, l'industria militare, per rispondere un po' anche a Franco e a Roberto Musacchio, non sia un settore economico come un altro che in qualche modo viene lasciato agire perché c'è un primato dell'economia. L'industria militare è un pezzo diciamo della politica di potenza di questo paese, che poi questo paese abbia effettivamente fatto, curato i propri interessi nazionali, è una cosa che potremmo invece mettere in discussione e ribaltarla. Uno, vabbè, una categoria che non ci piace, quella dell'interesse nazionale, però vorrei far notare che a differenza di altri paesi europei, l'Italia in tutte le guerre a cui ha partecipato non mi risulta abbia mai fatto non abbia mai servito un interesse nazionale. Non l'ha servito in Libia, non l'ha servito in Iraq, non lo serve in questa, accodarsi alla guerra fredda, alla nuova guerra fredda, perché se torniamo a parlare di comparti economici e produttivi, sicuramente ci ha guadagnato quote di mercato l'industria militare, perché con lo spostamento della cortina di ferro dal Friuli e dalla Germania ai paesi frontalieri della Russia, Leonardo ha sicuramente guadagnato qualcosina, no, in termini di fornitura. Ma se noi pensiamo a quello che hanno perso il comparto agroalimentare e manifatturiero a seguito delle sanzioni e controsanzioni verso la Russia, difficilmente possiamo riscontrare la difesa di un interesse nazionale. Se per interesse nazionale si intende la difesa del mercato, dell'economia nazionale. Ecco, quindi, insomma, tante sono le questioni e uno degli approcci potrebbe essere anche quello di prendere le parole, i paroloni che vengono sparati ufficialmente dal mainstream e disarticolarli e rovesciarli, no? Potrebbe essere anche questa un'ipotesi di lavoro. Grazie Gregorio. Io credo che Musacchio si riferisse, a non tanto alla dimensione nazionale quanto a quella europea, quindi il funzionalismo dell'intergovernabilità europea che favorisce appunto il disarticolarsi anche degli interessi nazionali in questo senso, però non penso che su queste cose ci rifletteremo ancora. Tanto vi ringrazio tutti chi ha partecipato, chi ci ha seguito anche via Facebook. Francesco Alvarez, che ricorda anche che multinazionali spagnole sono presenti per esempio in America Latina, in Perù, Venezuela, Argentina con il loro know-how. E io credo che come osservatorio noi abbiamo l'opportunità intanto di scambiarci delle idee, delle informazioni come questa, come giornate come queste, quindi penso che sicuramente approfondiremo ancora questi temi e le evoluzioni che mano a mano la Commissione europea, l'Unione europea nel suo complesso avanzerà e credo che, come diceva Pasqualina, noi abbiamo anche il compito di provare a far diventare queste discussioni un po' anche un terreno di battaglia delle idee, come abbiamo sempre detto di Transform, ma in generale la questione di come la sinistra nel nostro paese in Europa prova anche a costruire una proposta alternativa su cui provare a costruire anche dei rapporti di forza migliori che
sicuramente diciamo necessitano di un'opinione pubblica preparata e consapevole dello slittamento culturale che abbiamo vissuto e che veniva raccontato bene da Gregorio nello smantellamento anche del servizio militare, un cambio non soltanto strutturale ma anche di mentalità che abbiamo vissuto noi nel nostro paese ma come in tutti i paesi europei. Quindi vi ringrazio ancora, io non sono conclusioni ma sono semplicemente un punto e sono sicuro che poi riprenderemo da qui per iniziative nel futuro. Grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Arrivederci, ciao. Arrivederci. Grazie ancora ai relatori per le loro. Anzi, saremo contenti di pubblicarle poi e di fare un focus. Se fosse possibile, anche chi ha partecipato può inviarci il loro contributo. Noi saremmo ben contenti di poter ospitare sul nostro sito anche le riflessioni che non sono state potute essere espresse in questo momento, ma che magari possono essere raccolte successivamente. Grazie ancora a tutte. Roberto, ricordiamoci tutti allora dell'appuntamento per il ponte. Ok, grazie Roberto. Grazie a te Franco. Ciao, grazie. Arrivederci.